Un viaggio alla scoperta del grande patrimonio artistico e culturale della città di Andria. È quello fatto dagli studenti delle classi terze del liceo scientifico Nuzzi, protagonisti del progetto Explora Andria, percorsi nel tempo e nello spazio, realizzato grazie alla collaborazione fra mondo della scuola, istituzioni e il Rotary Club Castellisveli. Il risultato finale del progetto, che è sfociato nella realizzazione di un sito web e di un'app utili ad esplorare i siti storici della città federiciana, è stato presentato nel corso di un incontro organizzato nell'auditorium Michele Palumbo del liceo Nuzzi. Si tratta della realizzazione di un sito web e di un'app che è interamente costruito dai ragazzi e ripercorre un po' questo progetto la strada del centro storico di Andria e quindi si analizza la storia, l'arte, tutto ciò che di artistico non c'è più del mondo dell'arte, tutto ciò che la mano non esattamente attenta dell'uomo ha demolito e ciò che è possibile fare per questa città. Il lavoro di ricerca di studenti e docenti si è tradotto nella valorizzazione di un sito di grande rilevanza come la chiesa di Sant'Agostino attraverso l'illuminazione del suo meraviglioso portale gotico, patrimonio dell'UNESCO, e di un'icona della Vergine presente all'interno della chiesa. Un eccellente impianto illuminotecnico realizzato in collaborazione con alcune aziende del territorio e grazie alla partnership del Rotary Club Castellisveli. Questo progetto nasce a due valenze principali. Una è, le dirò, è mia personale, emotiva ed emozionale, perché ho voluto da tempo, volevo fare qualcosa per la mia città. L'altra è legata al Rotary, perché il Rotary ha come obiettivo proprio il territorio e l'ambiente. Quindi queste due motivazioni mi hanno portata finalmente ad attuare il sogno, ad realizzare il sogno di questo progetto. Un regalo degli studenti a se stessi e alla città di Andria, che grazie al loro lavoro avrà a disposizione un nuovo strumento per far conoscere e valorizzare il suo straordinario patrimonio storico, artistico e culturale. I nostri ragazzi molte volte non hanno la percezione del valore storico-artistico che noi abbiamo in casa nostra e non è colpa loro, spetta a noi trovare i modi anche più accattivanti per coinvolgerli in questo progetto di conoscenza. E quindi questo tipo di realizzazione va proprio in questa direzione. Tra l'altro i giovani sono stati protagonisti con tecnologie moderne, con il loro linguaggio, quindi hanno ripensato un luogo della città proprio alla luce di quelle che sono le loro caratteristiche, insomma, anche di comunicazione. Quindi credo che questo esperimento andrà nella logica di una riuscita in termini proprio di interessamento da parte delle nuove generazioni.